Buongiorno, buongiorno cuore, buongiorno! Elanto, si è beccata l'influenza, eh? Mannaggia a lei, mannaggia. Gli dissi ieri sera, non venire, stai a casa, non uscire, eh? Stamattina la febbre, mal d'orecchio, mal di gola, vabbò. Mo so di stare a casa, chiami il dottore. Fatti dare una terapia giusta per farti passare tutto. Mo qualche giorno sicuramente starà a letto, perché non può assolutamente uscire, perché gli ho detto non puoi andare da nessuna parte, perché se non ti curi non ti passerà. Ha tirato avanti una settimana con sto mal di gola, mal d'orecchio, mal di gola e mal d'orecchio. E poi giustamente l'organismo non ha retto più ed è scoppiata la febbre. Ma vabbò, malanni di stagione, che devi fare? Senti, e tu invece? Com'è andata stanotte? Hai avuto qualche cosa, qualche scarichetta, qualche tutto a posto, tutto tranquillo? No, stamattina mi hai fatto morire. Prendimi l'ambulanza. No, ma la cosa più che mi ha fatto sorridere è il fatto che San Pio ti cambiava le ruote perché fora. Vabbè, cuore. Certi sogni veramente assurdi. E niente, vabbè, che dobbiamo fare? Stamattina mi raccomando, cosa? Forse bevi un po' di tè, capito? Non credo che ti bevi un cappuccino, una cosa, lascia stare, capito? Una cosa un po' più, meno dannosa per lo stomaco, insomma. Beh, dai, che oggi mo, tranquillamente, se stai bene, iniziamo a mangiare in maniera abbastanza regolare, capito? Mo stai tranquillo, vediamo mo stamattina se devi iniziare a fare la terapia riabilitativa, insomma, perché mo ci dobbiamo mettere sotto, che da là dobbiamo uscire, cuore, che è arrivato il momento, perché lo sai, cuore, una volta che usciamo da là, stiamo tranquilli dopo, capito? Sì, poi ovviamente dove dobbiamo andare ci andiamo insieme, quindi diventerà tutto più semplice, eh. Ma boh, non starai più solo, sarà tutta un'altra cosa. Quindi diamoci da fare, mettiamoci d'impegno. Eh sì, questo è l'ultimo step, cuore, affinché arriva il momento di uscire da queste cliniche e questi ospedali. Sì, vabbè, poi andremo di nuovo, cioè figurati. Però è importante quest'ultimo step perché serve per farti alzare dal letto ed essere abbastanza autonomo. Capito? Forza, iniziamo una bella giornata, iniziamo a lavorare, insomma. Ma a lavorare per noi stessi, perché con questa cura riabilitativa e soprattutto con una cura alimentare ci riprenderemo abbastanza velocemente, insomma. Certo, non è che un giorno, 2 giorni e siamo in piedi, però piano piano, piano piano ne usciremo. Mo, però bisogna pure iniziare, eh. Facciamo attenzione, mi raccomando, sempre mascherine, se ti puoi mettere, non so se ti fanno mettere dei guanti anche di plastica, in modo tale che anche se tocchi, sai, qualcosa, manubri, asticelle e quant'altro, poi li butti, a meno che ovviamente se non è possibile indossarle, l'importante è che non appena finisci ti lavi per bene le mani. Perché insomma è normale, perché uno può capitare che
si toccano cose che sono state toccate da altri. E tu, avendo gli anticorpi bassissimi, sai benissimo che devi evitare ovviamente di metterti le mani vicino alla faccia, vicino alla bocca. Capito qua? Mi raccomando, mascherina sempre a portata di mano, anzi a portata di bocca. Fammi andare a prendere a Peppino, dai. Ci sentiamo dopo, cuore mio. Va bene? Un bacio, un cuore e un abbraccio. A dopo, cuore, a dopo.